Buonasera e ben ritrovati con il Trading Club. Rieccoci a riprendere un po' tutte le sessioni dopo il periodo di Pasqua, il periodo di pausa. Abbiamo iniziato ieri con, diciamo, una rubrica un poco più particolare rispetto al solito, che solitamente viene molto snobbata. L'ho fatto anch'io quando ho iniziato questa attività, ovvero un po' l'aspetto mentale, l'aspetto psicologico ed emotivo. Condividervi sempre meglio l'importanza di questi passaggi, cerchiamo di raccontarvi un po' la nostra storia, sì, un po' qual è la nostra personalità e quindi anche i nostri punti di forza e di debolezza quando ci mettiamo ad investire, ma sempre di più lo farò anch'io domani, cercheremo di portarvi qualche esempio che proprio mi è capitato, qualche storia che mi è successa nel corso di questi anni, sempre di più per farvi capire come l'aspetto psicologico e mentale fa veramente la differenza. Non credo nel trading, ma credo nella vita di tutti i giorni, quindi potete attraverso tutto questo, come dicevo ieri, fare penso il viaggio introspettivo, almeno per me e per noi è stato così, più particolare, più importante della nostra vita, che ci ha permesso davvero tanti miglioramenti, sicuramente in questo campo, ma non solo. Ieri abbiamo sentito un po', diciamo, la storia, la personalità, l'approccio di Stefano. Questa sera sentiamo quello di Andrea. Andrea, buonasera e ben ritrovato. Buonasera Matteo e ben ritrovati a tutti quanti. Come anticipato proprio da Matteo, questa sera tocca a me rivelarvi quelle che sono un po' le caratteristiche principali proprio della mia personalità. Però prima di approfondire, diciamo, il discorso della personalità, volevo spendere anche due parole su quello che è stato l'inizio, diciamo, della mia attività di trading, che bene o male, insomma, racconto con i vari webinar, nelle varie giornate anche che teniamo qui o insomma, nelle serate che trascorriamo con il laboratorio operativo, perché io mi sono approcciato ai mercati come un po' tutti qui da noi. Molto giovane, a 19 anni, con una discreta dose di arroganza, perché ero convinto che avrei avuto sicuramente successo. Tutto questo semplicemente perché mio padre è un promotore finanziario, quindi io già da ragazzino masticavo un po' di questi argomenti, quindi sicuro guadagnavo grazie a questo. Il problema è stato che lavoravo in intraday su strumenti con leve altissime, un po' su tutto, quindi poteva essere DAX, l'S&P, piuttosto che Forex, e nei primi 2 mesi, con un conto anche piuttosto piccolino, cioè guadagnavo tra i 200 e i 250 euro, quindi ovviamente anche la mia autostima continuava a crescere, la mia arroganza era sempre più alta, e chiaramente tutto questo poi mi ha portato nel giro di poco, dopo questi primi 2 mesi, ad andare a perdere in poche settimane, non solo tutto quello che ho guadagnato, ma anche tutto quello che avevo depositato. E tra l'altro, questo ovviamente, quando le cose hanno iniziato a girare male, ha iniziato anche ad intaccare la mia vita quotidiana, perché facevo anche fatica a dormire la notte, mi sentivo anche in colpa nei confronti della mia famiglia, e quindi non sapevo neanche come dirglielo. Insomma, al di là della perdita economica, anche un malessere, diciamo, che mi sono portato dietro per tanto tempo e che mi ha segnato. Vi dico questo perché poi, arrivando ad analizzare quello che è un po' il mio profilo, si capisce proprio quanto questa operatività non facesse al caso mio. Il mio profilo, diciamo, limitless, io lo chiamo così anche se magari non è proprio il termine migliore, comunque è quello di INTP, ovvero illogico. E quando diversi anni fa, perché ormai sono passati diversi anni da quando ho intrapreso, diciamo, questo percorso, che come diceva Matteo, non riguarda solo i mercati finanziari, ma è un percorso proprio di crescita personale, rimasi, diciamo, colpito da un passaggio che si trova nella descrizione del mio profilo, che dice così: dice che sono calmo, curioso e profondo, e l'INTP tende a passare molto tempo nella sua testa. A volte è così perso nei suoi pensieri che non si rende conto di quello che gli succede intorno. Ecco, questo a parte che lo uso anche con mia moglie quando dice che non l'ascolto, quindi è la scusa sempre pronta. Però, battute a parte, questa frase mi ha colpito molto perché, oltre ad essere vera, è una di quelle cose che mi sono sempre tenuto per me, che non ho mai, diciamo, confessato a nessuno. E da qui ho capito, al di là della validità, per l'appunto,
di questo corso, di essere, diciamo, sulla strada giusta, anche perché, come dicevo prima, insomma, avevo intrapreso un po' tutto questo con un po' di scetticismo. Secondo questo profilo, che è il mio, ma ovviamente non è solamente il mio, ma di tante altre persone, sicuramente qualcuno di voi ci si ritroverà, diciamo che le caratteristiche principali dicono che sono logico, razionale ed estremamente analitico, e inoltre sono un pianificatore. Quindi ho bisogno, diciamo, di un piano che vada in là nel tempo, cioè non posso vivere alla giornata. E da qui già si capisce bene che l'operatività in intraday non si addice per nulla a quella che è la mia personalità, a quelle che sono le mie caratteristiche. Per questo non significa che non va fatta mai, ma la utilizzo solo ogni tanto, quando ci sono, diciamo, delle giornate buone, come può essere ad esempio la giornata di oggi, insomma, che il mercato si è mosso, ma la utilizzo solo come ciliegina, diciamo, sulla torta di tutto quello che è l'operatività che porto avanti con i miei conti. I punti forti, diciamo, di quella che è di questo tipo di personalità sono il fatto di essere analisti, onesti, oggettivi, creativi e di mentalità aperta. Però non vorrei tanto soffermarmi su quelli che sono i punti forti, ma preferisco, diciamo, analizzare le debolezze, perché poi è su quelle che bisogna lavorare. È un po' come con le opzioni, diciamo, dove ci concentriamo sulle operazioni che vanno male, perché è lì che poi, insomma, si cresce e si trovano i risultati. E i punti deboli sui quali ho dovuto lavorare maggiormente sono la distrazione, il disordine. Il disordine, vabbè, questo qualcuno già lo vede da come magari tengo la piattaforma, mi rendo conto di non essere proprio particolarmente ordinato, e ci ho dovuto lavorare tanto, soprattutto all'inizio, perché quando si fa un'operatività come quella con le opzioni, dove comunque bisogna diversificare, fare più operazioni in là nel tempo, diverse scadenze, diversi sottostanti, ecco, essere disordinati chiaramente non paga, perché l'ordine permette di avere tutto sotto controllo con una sola occhiata. Invece essere disordinati, magari avevo un'operazione da una parte, un'operazione dall'altra, mi incasinavo e poi non riuscivo neanche a diversificare tanto bene ad essere per l'appunto ordinato. Quindi già su questo ho dovuto lavorare tanto. E poi anche per quanto riguarda, diciamo, il fatto del distrarsi, io non sono mai stato, diciamo, un grande studioso dal punto di vista teorico, proprio per questa scarsa capacità di concentrarmi a lungo su un argomento. E quindi in questo caso non mi sono tanto, diciamo, forzato nello studiare, perché chiaramente non puoi neanche farti una violenza, ma ho preferito, diciamo, accompagnare alla parte teorica anche una parte molto, molto pratica, perché ho sempre preferito, diciamo, praticare le cose piuttosto che studiarle. Anche da lì, quando faccio le battute, che dico che sono un trader agricolo, questo è un po' il senso, cioè che preferisco, diciamo, fare le cose piuttosto che continuare a teorizzarle. Questo si vede anche nell'attività di trading, dove magari non uso tantissimi, tantissimi studi, tantissima analisi, ma preferisco, diciamo, basarmi un po' di più, sì, sull'analisi, ma quella fondamentale, quindi quella un pochettino più pratico. Un altro elemento è quello dell'essere altezzoso, perché in effetti a volte mi rendo conto che tendo a essere arrogante, cioè pensare di avere sempre ragione e di comportarmi proprio in maniera arrogante di fronte a chi magari non reputo alla mia altezza su un certo argomento. Ecco, anche qui ho imparato che per quanto posso essere ferrato su di qualcosa, ci sarà intanto sempre qualcuno migliore di me. E soprattutto anche se su alcuni argomenti sono preparato, ce ne sono molti di più dove effettivamente so poco, sono ignorante. E quindi ho imparato che, almeno nella maggior parte dei casi, a rispettare anche i punti di vista altrui. E tra l'altro, sempre nella descrizione di questo profilo, c'è un altro passaggio che dice che penso di avere sempre ragione e potrei non considerare neanche le opinioni altrui, sia in ambito personale che finanziario. E questo ovviamente a deterioramento sia del patrimonio che delle relazioni di coppia. Quindi anche qui è importante avere, diciamo, la capacità di confrontarsi, di mettersi in dubbio e di mettersi in gioco, ovviamente su aspetti personali. E per quanto riguarda i mercati finanziari, che è l'aspetto che ci interessa di più, pensando di avere sempre ragione, diciamo che può essere estremamente pericoloso. Infatti
come dicevo all'inizio, lavorando con l'intraday, quando persi tutto, diciamo, mi ero convinto che, visti i buoni inizi, ero io ad avere ragione e che prima o poi mi sarei rifatto. Quindi chissà quante volte è capitato di fare un'operazione, si sbaglia, però poi si riapre, oppure si media, senza un piano, ma solamente affidandosi a quelle che sono le nostre di convinzioni. E da quando invece ho imparato ad aprirmi e a condividere le mie opinioni, il mio trading è completamente cambiato e di conseguenza anche i miei risultati. Questo racchiude un po' l'essenza di quello che è l'assistenza brokers, poi in collaborazione con Alpha For All, cioè uno scambio di idee, di opinioni tra persone che bene o male portano avanti la stessa attività, non per un beneficio mio esclusivo, ma per un beneficio di tutti. E per dimostrarvi proprio questo, invece che andare incontro a quello che penso, perché se fossi andato incontro a quello che pensavo, ad esempio, nella giornata, questo è proprio un esempio sulla giornata di ieri, il mercato che cosa ha fatto? Ha fatto la più classica delle mosse, diciamo, che possono trarre in inganno un investitore. Perché? Perché ha iniziato in forte ribasso e poi ha chiuso, non dico in pari, ma quasi, quindi si è rimangiato tutto. Questo in genere è un segnale di forza del mercato, tant'è che io ieri ero tanto tentato di andare a vendere delle put sul mercato azionario. Poi, ascoltando anche i top trader di Alpha For All, mi hanno detto: Andrea, magari guarda un po' di più altri settori piuttosto che l'azionario proprio oggi. Ho detto: ok, aspetto ancora un giorno, e meno male che ho ascoltato, perché oggi effettivamente il mercato è sceso ancora contro, non dico contro ogni aspettativa, però rispetto alla giornata di ieri, statisticamente quando fa così di solito poi sale invece che scendere. Quindi per dimostrarvi, diciamo, proprio tutto questo, che ho deciso di ascoltare gli altri, questa sera nel laboratorio operativo, ma già che adesso è una trading room, andremo a vedere ed impostare delle operazioni su delle analisi non mie, ma del nostro top trader Matteo Anelli, per quanto riguarda le materie prime. Perché questo? Perché comunque le materie prime non sottostanno, diciamo, all'andamento del mercato azionario, così almeno da quel lato lì ci sono ovviamente altre dinamiche, però dal lato azionario non ci interessa. Tra l'altro Matteo, che ha lo stesso profilo sia di mia moglie che di mio padre, quindi sono praticamente circondato, e sapete quanto mi scoccia dar ragione Matteo, ma quando ci vuole, questa è un'ulteriore conferma di quello che è il mio, del mio profilo. Ok, grazie Andrea della fiducia, soprattutto nei miei confronti, però dai, negli ultimi tempi un po' me la sono conquistata con i fatti, quindi non solo così in maniera generale, che dici? Sì, anche perché stasera torniamo a parlare anche di maiali, dove negli ultimi mesi abbiamo fatto davvero delle belle operazioni insieme. Assolutamente, non è che vogliamo essere ripetitivi, però quando ci sono delle opportunità, delle occasioni, non le vogliamo far sfuggire, quindi torniamo un po' sul comparto delle carni, ma assolutamente nelle prossime giornate andremo anche sulle altre. Tanto per citarne una, prima di passare a questo argomento, vedo anche di buon occhio una ripresa nei prezzi del rame, soprattutto quello di luglio, quindi potrebbe essere un'altra idea per un possibile bull put che vediamo anche su questi due comparti, sia carne di maiale che carne bovina, quindi una cosa secondo me possibile su entrambi, ma vediamo un attimo le differenze. Ormai sulla carne di maiale penso che conosciate abbastanza bene un po' la dinamica che è successa. Nel caso, anche all'interno del nostro blog trovate un mio articolo ancora risalente a novembre che vi racconta un po' di questa dinamica, ovvero di una epidemia che sta colpendo soprattutto la Cina, ma si sta estendendo davvero a macchia d'olio in tutta l'Asia e sta veramente decimando la popolazione di maiali in quel continente. Quindi si prevede una pesantissima riduzione dell'offerta, si parla anche di un 30% su base annuale, e considerando che la Cina è uno dei maggiori consumatori e produttori mondiali, l'impatto non è solo sugli Stati Uniti, ma sicuramente un po' a 360 gradi su tutti i produttori mondiali.
mondiali, anche se chiedete magari in Italia, ovviamente non al macellaio, ma magari a chi lo produce su larga scala, vedrete sicuramente che vi diranno che c'è un aumento dei prezzi un poco generalizzato. Sicuramente se ci sarà un accordo che ieri è stato un po' più messo, diciamo, in difficoltà dagli annunci di Trump, sicuramente questo è un bene che potrà fare benissimo, ma al di là di questo aspetto crediamo che possa fare comunque bene, quindi una, diciamo, sovraperformance nel caso di un accordo, ma comunque una performance positiva anche con una condizione che rimane così statica. Infatti dovete sapere che rispetto all'anno scorso le vendite di questo prodotto dagli Stati Uniti alla Cina sono cresciuti in maniera esponenziale. L'anno scorso si parlava di una 19.000, quasi 20.000 tonnellate di carne di maiale dagli Stati Uniti alla Cina. Quest'anno siamo già a 166.000. Quindi, nonostante tutto, la Cina ha bisogno di acquistare dall'estero, sicuramente troverà delle alternative, magari in Sud America, magari in Europa soprattutto, però potrebbe non essere sufficiente per l'ammanco che dicevamo prima. Ora, non è che c'è una certezza in tutto quello che vi sto dicendo, ma si parla sempre di analisi di probabilità. Questo deve essere assolutamente chiaro, ma anche il movimento di oggi non è un movimento assolutamente male, non è assolutamente qualcosa di negativo, anzi c'è stata una pulizia ulteriore del mercato, poi c'è stata una rapida ripresa. La cosa un poco negativa che vi dicevo anche all'interno dell'Academy è che è diventata un po' questa notizia un po' sulla bocca di tutti. Quando noi ne parlavamo già a ottobre-novembre era veramente una cosa più di nicchia. Infatti qualcuno di voi ha pubblicato, diciamo, degli articoli all'interno dell'Academy, ad esempio della CNBC, e vi dicevo che non ci facevano molto piacere, proprio perché quando la cosa è troppo di dominio pubblico perde un poco di efficacia. Tra l'altro hanno sempre un timing fantastico. Questo articolo è uscito il 18 aprile, vediamo un po' sul grafico dal 18 aprile cos'è successo. È iniziato proprio da qui il trend ribassista. Tutto questo per dire che purtroppo o per fortuna le grosse testate giornalistiche, ma anche il Sole 24 Ore eccetera, spesso usatele più come contrarian che come un'analisi subito buona. Questo perché quando diventa un po' sulla bocca di tutti il mercato, chi magari lo comanda sempre di più, e Stefano ce lo fa vedere un po' tutte le sere, è qualcosa che va un po' a ripulire il mercato anche dai piccoli operatori, e poi magari ci sarà una ripartenza. La ripartenza effettiva non so se sarà effettivamente da adesso, questo non lo può sapere nessuno chiaramente, però ci sono delle buone probabilità. Questo anche per dire, per passare l'assist ad Andrea, che siamo su un bene con una buona volatilità. Quando la volatilità è alta è sicuramente più auspicabile vendere delle opzioni, perché appena questa si restringe è come un palloncino che si sgonfia, siamo subito in guadagno, quindi siamo subito in vantaggio. Questo ci dà anche l'opportunità di metterci molto OTM, cioè molto distanti dal prezzo attuale. Poi magari Andrea stasera o comunque nei prossimi giorni vedi tu meglio questa situazione, ma credo che anche vendere delle put a 80 possa essere già interessante come premi. Adesso non ce li ho sotto controllo, ma poi magari le analizziamo meglio. Sì, esatto, volevo ecco anche ricordare che gli abbiamo già dato un'occhiata, ovviamente, anche se oggi devo dire ho fatto dei movimenti talmente pazzeschi per essere una giornata sola che sicuramente i valori saranno un po' cambiati, però effettivamente già anche su giugno, quindi una scadenza di 38 giorni, già vendere put a 80, ovviamente sempre con la copertura a 79, 78, poi quello ovviamente dipende dal money management, già non pagava male, quindi 38 giorni 80, una bella distanza. Addirittura volendo ci si può spostare su luglio, a quel punto si riesce a scendere ancora di un qualcosina. Dicevo questo perché purtroppo il mercato per quanto riguarda questo settore chiude alle 8 e 5, se non ricordo male, comunque tra poco. Il laboratorio operativo invece inizia alle 9, quindi non faremo magari l'operazione, ma sicuramente ne andremo ad impostare a vedere per i prossimi giorni. Tanto sapete che con le opzioni sul multiday, ecco, non è che se passa un giorno cambia tutto, anzi a volte cambia anche a vantaggio.
Ottimo, ottimo Andrea. Sì, poi lì vedrai un po' tu, vedremo un po' insieme la soluzione migliore. Tra l'altro, ecco, per concludere un po' queste analisi sulla carne di maiale, c'è anche un'offerta molto elevata, ma se ci dovessero essere delle problematiche su questa offerta, chiaramente è un'altra notizia positiva per quel che riguarda la ripresa delle quotazioni. Oltre a questo, entriamo in un periodo stagionale particolarmente favorevole alle carni, perché sapete che noi ci basiamo molto sul mercato americano e inizia un po' la stagione dei barbecue. Lo so che può sembrare una cavolata detta così, ma può fare veramente la differenza. Quindi mettiamo anche il caso che magari i prezzi non decollano, il problema cinese è meno importante di quello che dicevo prima, anche questa domanda potrebbe quantomeno darci un aiuto nel sostegno dei prezzi e quindi noi ricordiamoci che guadagniamo finché non si arriva ad 80. Sto semplificando un po' il mondo delle opzioni. Chiaramente, però è un po' questo il concetto, anche con un mercato un po' laterale, leggermente ribassista, possiamo ottenere un guadagno. L'offerta è molto alta anche sulla carne bovina, anche se la discesa appena vista, come ho descritto all'interno dell'Academy, secondo me è più imputabile ad una chiusura di contratti da parte di fondi molto molto importante, perché aveva una posizione long record, diciamo gli speculatori, i fondi di investimento, con la chiusura è ovvio che c'è stato un rientro abbastanza importante, aiutato appunto da dei dati sull'offerta non particolarmente positivi. Ora, sul live cattle c'è una storia meno rialzista rispetto a quella della carne bovina, della carne suina, ma un po' anche la Cina potrebbe aver bisogno per trovare un sostituto alla carne di maiale, e in più anche negli Stati Uniti, anche in altri paesi, potrebbero crescere i consumi e la domanda, perché se la carne suina vi costa sempre di più, andando al supermercato è ovvio che uno può spostare anche i consumi di interessi, proprio perché chiaramente se quel bene costa troppo si trova delle alternative. Quindi questa può essere chiaramente l'alternativa principale. Quindi queste un po' con le situazioni per poter costruire anche qui un possibile bull put, vista l'enorme volatilità ribassista, si fa quello che di solito chiamiamo Andrea il cosiddetto gamma trading. Non è proprio magari sul momento attuale, però sicuramente qualcosa di questo tipo. Sì, anche perché guardando il grafico così, io oggi tra l'altro avevo visto 6 mesi, quindi non avevo neanche, era chiaramente a 6 mesi, era ancora di più sui minimi, però se si va indietro di 1 anno, 2 anni, 3 anni, comunque si vede che, bene o male, questo livello di 105, 104, 103, insomma, ha sempre retto negli ultimi anni, quindi approfittando proprio di questo gamma, e si può andare anche ben più al di sotto, quindi anche in area 100, 99, insomma, che chiaramente dal punto di vista statistico ci può dare veramente delle ottime probabilità. Ovviamente sono due operazioni simili ma diverse queste, perché questa su LE è un pochettino forse più speculativa, perché comunque vedete, insomma, a parte oggi il titolo è abbastanza in caduta libera, quindi chiaramente un po' più speculativa, però volevo dire che su operazioni come queste, come quella su LE, paradossalmente ci sono meno possibilità di entrare, perché ovviamente poi bisognerà entrare dei prezzi tendenzialmente migliori rispetto a quelli che offre il mercato, non ci possiamo accontentare proprio per la natura speculativa, però a livello di probabilità poi, anche se ne entrano meno, sono quelle che hanno delle maggiori probabilità, perché con questo tipo di operatività si sale intorno al 90% di possibilità di portare a casa l'operazione. Questo per dire che non sono operazioni che si possono fare tutti i giorni, però quando capitano, diciamo che danno un bel risvolto positivo ai nostri rendimenti mensili o anche annuali. Assolutamente d'accordo Andrea, quindi queste sono due possibili strategie da poter mettere in campo con le opzioni. Poi l'abbiamo messe così anche per un discorso di volatilità, ma nulla vieta di poter pensare magari ad una strategia più direzionale, una bull call piuttosto che un acquisto diretto di call. È ovvio che anche lì deve esserci sempre una sorta di convenienza, però secondo me è un'altra dinamica che si può valutare, soprattutto per essere un po' più direzionali sulla carne di maiale, che come
come dicevamo poco fa, ha sicuramente aspettative rialziste più interessanti. In termini di spread, poi passiamo all'azionario, due diciamo, soluzioni per diciamo, intervenire su questi beni possono essere questo, che è abbastanza distante nel tempo, cioè carne di maiale febbraio-aprile dell'anno prossimo, quindi vendere febbraio e comprare aprile, proprio con l'idea che le scadenze più a lungo termine per il problema che c'è possono intensificarsi di più in termini di prezzo, ma rimanendo lontani dalla volatilità di breve termine. Questo può essere un'idea. Per quel che riguarda invece il live cattle, poi di queste cose ne parliamo meglio domani sera, sicuramente potrebbe essere quest'altro spread, questo tra giugno e agosto del 2019, tra l'altro deriva anche da una indicazione del T-spread data proprio quest'oggi, molto velocemente siamo arrivati anche alla prima area di profitto, ma nonostante la rapida discesa secondo me potrebbe esserci anche una continuazione almeno fino ai 2, poi staremo un po' a vedere quello che può succedere. Quest'altro che non si vedeva prima era quello sulla carne di maiale. A proposito di carni, passando al discorso azionario, c'è stata l'IPO di una cosa un poco particolare, è un po' più esperto di questo aspetto Andrea che l'ha seguita un po' di più, si tratta di una società Beyond Meat, se non l'ho pronunciata male, c'è stata l'IPO in questi giorni e fondamentalmente è stato il proprietario di Twitter o comunque uno degli ideatori di Twitter a lanciare questa nuova società. Si tratta di carne sintetica o comunque qualcosa di questo tipo. Andrea, correggimi perché ho detto un po' di cavolate, mi sa. No, hai detto abbastanza giusto. No, mi stavo lamentando, ovviamente solamente faccialmente perché non lo potete vedere, perché lo stavo guardando proprio quando era sui 60 ed ero tentatissimo di comprarla, e oggi noto con piacere che nonostante un mercato molto debole è arrivato già a 84-85, quindi vedete che a volte anche il tempismo è importante. Sì, sono 3-4 giorni tra l'altro che è quotato Beyond Meat. Che cos'è? Non fa riferimento diciamo tanto alle carni sintetico-artificiali, perché stanno lavorando anche su questo tra l'altro, ma fondamentalmente sono hamburger sì di natura vegetale, ma dai quali vengono estratte le proteine, e praticamente effettivamente adesso io non li ho mangiati, però stanno proprio di hamburger di carne, però sono a base vegetale, per questo che stanno avendo tanto successo. Però al di là di questo non riesco a credere che questo ha aperto nell'IPO praticamente a 25, adesso si sta già a 85. Ma non ti preoccupare Andrea, le IPO a volte dai, è meglio lasciarle un po' passare, che hanno tanta volatilità, tanti momenti di sali e scendi, se ci sarà l'opportunità non ce la lasciamo scappare, magari su suggerimento di Paolo, che l'azionario lo segue sicuramente più di noi. Non so se Paolo potrai trovare uno spread da fare con questo titolo, perché sinceramente non lo so il comparto, se c'è qualcos'altro eccetera da poter fare, però noi ti lanciamo l'assist. Ciao Matteo, buonasera a tutti anche da parte mia. È difficilino, però ci possiamo assolutamente guardare. Innanzitutto, se non mi sbaglio, è contabilizzato in One questo, se non la conosco molto bene come titolo, quindi anch'io mi riserverò un attimo di dare un'occhiata. In ogni caso, comunque, ci possiamo guardare, possiamo valutare e trovare magari un comparto, un settore comunque simile a quello che stiamo guardando. Visto il breve tempo a disposizione, faccio solo un accenno, perché in questi momenti in cui, come dicevo anche ieri, c'è difficoltà per quanto riguarda il mercato, soprattutto per quanto riguarda la parte, il comparto diciamo azionario, ieri vi ho dato un accenno di un'opportunità o comunque di una possibilità di intervento per rimanere protetti e rimanere tranquilli utilizzando le utilities, quindi componenti appunto degli spread tra titoli che vengono considerati come beni di largo consumo, beni di prima necessità. Visto che in questo caso particolare il crollo dei mercati è dovuto diciamo un po' a un litigio appunto tra quelli che sono gli scambi internazionali, in particolare tra America e Cina, ho fatto questo ragionamento e voglio che anche voi prendiate un po' spunto, perché secondo me potrebbe essere molto molto interessante. Ovvero, visto che
ci metteremo in difficoltà da soli, andare a lavorare, che ne so, su beni appunto scambiati in maniera internazionale, ho detto piuttosto, se dobbiamo ragionare, se dobbiamo fare qualcosa, cerchiamo di giocare in casa. Cosa vuol dire? Cerchiamo di andare su un settore, su dei titoli che fanno parte, che ne so, ad esempio della parte degli Stati Uniti, ad esempio il comparto bancario, che comunque si parla di banche degli Stati Uniti, oppure meglio ancora, che quello che mi piace di più, che volevo proporre oggi, è il settore dell'home building, quindi quello delle costruzioni edilizie, che ovviamente non hanno nulla a che fare con degli scambi internazionali. Avevo portato quest'oggi due bellissime società, una che è Tull Brothers e l'altra invece che è Lennar Corporation, di cui tra l'altro avevamo già parlato, avevamo già fatto anche uno spread, tra l'altro è andato anche a buon fine, quindi è un'azione che già conosco molto bene e l'ho tenuta sott'occhio. Quindi l'idea, e poi lo vediamo un po' meglio domani e sicuramente lo spiegherò meglio anche nel laboratorio operativo, è quello di andare in questo momento su un settore che è, tra virgolette, più sicuro magari rispetto ad altri comparti e costruire in questo momento uno spread che da noi viene considerato uno spread protettivo. Per gli amici dell'azionario, diciamo, è uno spread che va a convergere, ovvero in questo caso vedete il grafico, quello a candele è quello di Tull, che sarebbe l'azione Tull Brothers, quella che vogliamo acquistare, mentre quello a linea è quello di LEN. Quindi qual è l'idea in questo caso? È quello di avere una convergenza tra gli andamenti delle due azioni. Ora c'è un po' di distanza e tendenzialmente questi due titoli vedete che pian piano si vanno ad incontrare, quindi è un tipo di spread non speculativo in cui tendenzialmente di solito andiamo a comprare forza, a vendere debolezza, ma è uno spread in questo caso protettivo per il nostro portafoglio. Domani, dicevo, andiamo un pochettino più in dettaglio, non mi resta che augurarvi una buonissima serata, vi lascio questa sera con il nostro Andrea con il laboratorio operativo dedicato alle opzioni e domani 19:30 Trading Room con il profilo attitudinale del nostro Matteo Nelli. Ciao a tutti e una buona serata. Ciao.